Benvenuti a questo tutorial per vedere insieme come registrare, come convertire un file audio con Audacity, che è un programma completamente gratuito, open source e molto molto potente, che ci permette di poter effettuare tantissime operazioni di editor audio su diversi tipi di file. Basta cercare su Google Audacity, scritto in questa maniera, e andare direttamente al link di download. Qui abbiamo le varie versioni, prima su tutte quelle per Windows, che è il sistema operativo che si suppone voi utilizzate di più. Di conseguenza clicchiamo sul link proposto e andiamo appunto a cliccare sull'installer. Prima di fare questa operazione c'è da dire che nativamente Audacity non converte in MP3, ma abbiamo bisogno di un plugin chiamato Lame. È un encoder, è un piccolo programma aggiuntivo che ci permette di fare questa conversione. Per cui andiamo prima a effettuare questo download. Per cui clicchiamo qui su encoder Lame MP3, Lame o Lame, non so come si pronuncia, e andiamo su Lame o Lame download page. Si aprirà quest'altra pagina, è un altro server, e andiamo a cliccare sul link Lame o Lame for Windows. Qui abbiamo diverse possibilità. Oltre al plugin di cui stavamo parlando, abbiamo altri plugin che ci potrebbero tornare utili. Diciamo, ora il più importante è questo, il LAMP, però potremmo anche pensare, se vogliamo sfruttarlo ancora di più, di scaricarci successivamente anche questi altri due plugin, che sono sempre utili, che ci potrebbero tornare utili in molti casi. Comunque andiamo a vedere quello che più ci interessa, per cui dobbiamo cliccare su Lame o Lame versione 3.99.3, ovviamente sempre per Windows. Si aprirà il solito pop-up che ci dice dove vogliamo scaricare nel nostro computer questo plugin. Per comodità lo andremo a scaricare sul desktop e salveremo. Ora torniamo invece indietro, sempre sulla pagina di Audacity, in cui ci si presenta l'occasione di installare diverse pacchettizzazioni di Audacity. Quella che interessa a noi è questa, l'installer dell'ultima versione, quella attuale, la 2.0.5. Per cui andiamo a cliccare su un installer, si aprirà la solita finestra. Per comodità lo andremo a installare sempre sul desktop e salveremo. Qui abbiamo appunto il plugin di cui vi parlavo prima, il Lame, che installeremo dopo, mentre qui abbiamo il programma l'executable del programma Audacity, per cui non facciamo altro che cliccare due volte sull'icona e clicchiamo esegui. Ovviamente penso che preferirete la lingua italiana di installazione, e proseguiamo con il
con tutto quello che ci dirà il programma. Non dobbiamo fare altro che cliccare su avanti più volte, lasciar stare il path, cioè la posizione in cui il programma verrà installato nella nostra macchina, e andare avanti e rispondere sì, insomma, a tutte le richieste del programma. Successivamente attenderemo un po' per quanto riguarda l'installazione. Io non la proseguo perché l'ho già installato, ve lo farò vedere successivamente. Usciamo dall'installazione in questo caso, sì. Una volta che abbiamo finito di installare il programma Audacity, clicchiamo due volte sul plugin Leimo o Lame. Ci apparirà il solito pop-up, daremo ok su esegui, e anche qui non dobbiamo fare altro che cliccare sempre su next e lasciare il percorso che lui ci indica sempre riguardo alla nostra macchina. Sono solo un mega 6 di programma, per cui non occupa quasi niente. Clicchiamo, andiamo avanti, e anche qui io stoppo l'installazione perché l'ho già installato nella mia macchina. L'icona di Audacity è questa. Clicchiamo due volte, una volta che avremo finito l'installazione, e partirà l'interfaccia. Non dobbiamo fare altro che l'interfaccia, come vedete, è molto semplice, quella classica con i classici tasti. Questo è il tasto di riproduzione del file, che poi vedrete in questa finestra, e questo invece è il tasto di registrazione. Ora andiamo a prendere un qualsiasi file audio. Io ho qui un file audio WMA, che è l'estensione con cui di solito il registratore Windows, quello classico dei nostri sistemi operativi, rilascia nel momento in cui andiamo a effettuare una registrazione. Per cui non dobbiamo fare altro che cliccare su File e successivamente su Apri. In Apri andremo a individuare il nostro file WMA. Eccolo qui, clicchiamo su Apri e ci comparirà, ecco, questa traccia audio, questo spettrogramma ci indica che il file è stato correttamente importato. Ora noi dobbiamo esportarlo in MP3. Se non avessimo installato quel plugin, questo non poteva avvenire. Ora invece troveremo in File la voce esporta. Daremo un nome, noi lo chiamiamo SSS, e automaticamente, grazie a quel plugin, come vedete ci sono tanti file, potremmo esportarlo in tanti file, ma quello che interessa a noi è l'MP3, per cui non faremo altro che selezionarlo nel caso in cui qui non dovesse essere selezionato, scegliere la destinazione, noi scegliamo sempre il desktop, e fare clic su salva. Ci compariranno queste informazioni aggiuntive. Se vogliamo, noi possiamo inserirle. In realtà si tratta di aggiungere alcuni tag, quali l'artista, il titolo della traccia, ma nel più delle volte, dei più dei casi, non interessa. Per cui diamo tranquillamente l'ok e avremo immediatamente, chiaramente. A me è comparso immediatamente perché era un file brevissimo, che non pesava assolutamente quasi niente, e non ho aspettato, ecco, come vedete sono 83K, non ho aspettato, ho aspettato pochissimo per la conversione. Nel caso si dovesse utilizzare un file audio e i file audio lunghi pesano molto, dovrete aspettare, attendere un po' che la conversione avvenga. Nel momento in cui visualizzate l'icona, allora siete sicuri che il file da WMA è passato a MP3.
E a questo punto non dovremo fare altro che riprodurlo. Grazie e a